I finanzieri di Perugia, nella settimana compresa tra il 24 e il 30 di agosto 2013, hanno eseguito una serie di controlli in bar, circoli ricreativi e associazioni varie con l'obiettivo di prevenire e reprimere il gioco illegale, soprattutto per la tutela dei minori. In campo sono scesi ben 48 finanzieri, i quali hanno passato al setaccio 29 esercizi commerciali, segnalando all'autorità giudiziaria tre soggetti per la mancata esposizione della cosiddetta tabella dei giochi proibiti all'interno dei locali, un documento richiesto dalla legge che deve essere firmato in calce dal questore e dal sindaco. A Spoleto un commerciante è stato invece sanzionato perché al momento del controllo non è risultato in possesso della regolare licenza. Il gran lavoro svolto dai finanzieri ha riguardato anche il rispetto delle disposizioni dell'articolo 110 del TULPS, comma 6, che regola la diversificazione dell'offerta del gioco. Una normativa che di fatto obbliga i titolari o gestori di pubblici esercizi ad installare almeno un apparecchio che non preveda vincite in denaro e non solo slot o simili. Le violazioni sinora contestate dalle Fiamme Gialle sono state punite con sanzioni amministrative comprese tra i 516 e i 3.098 euro.